AW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9 un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. AW Italian Podcast presenta un nuovo episodio di Elite Friday. L'episodio è il numero 74. Lo facciamo arrivare anche qui nel bannerino sotto. Io sono Stefano, la voce di questo progetto. Accanto a me c'è Fabrizio, anche lui sempre presente quando c'è da fare un podcast, perché comunque mi serve una mano, grossissima mano, per parlare di tutti i fatti accorsi nelle varie puntate di Dynamite. Grazie quindi Fabrizio per essere ancora qui anche questa settimana, ti do il benvenuto e ti saluto, ciao. Sei muto ancora, quindi... Sì, ora non sei più piccolissimo problema. No, ciao. C'è stato qualche piccolo problema tecnico per ora, ma non vi preoccupate, il problema tecnico si chiama il cane di Fabrizio, che sostanzialmente oggi ha l'ormone a mille perché suona il campanello. E il campanello per lui è un po' come Penelope Ford per Kip Sabian, fa salire l'ormone. Ma bene, oggi siamo qui per chiacchierare insieme di Dynamite. Come sempre siamo in live su Twitch, ci trovate su twitch.tv/il lato viola del ring, un progetto che comprende tante persone all'interno del direttivo, persone che vengono da storie, situazioni diverse. Ci siamo noi di AW Italian Podcast, ci sono persone di Wrestling Unico Amore, di Squash Jobber Podcast, di Tutto Wrestling, ex appartenenti a Tutto Wrestling, insomma c'è veramente di tutto. Ci sono anche delle persone che sono completamente free, lottatori, ex lottatori, un sacco di persone che hanno deciso di far parte di questa cosa. Abbiamo pure il corrispondente americano, molto bello sempre seguire i nostri programmi. Vi chiediamo anche di sottoscrivervi a questo canale Twitch, molto interessante, potete anche abbonarvi, si può fare anche gratuitamente se avete Amazon Prime. Dall'altra parte noi come AW Italian Podcast poi usciamo il venerdì mattina alle 9 del mattino con la versione podcast e con la versione video da qualche settimana, esattamente quello che si vede su Twitch al netto dei due momenti iniziale e finale, che sono quelli sostanzialmente in cui andiamo un po' a cazzeggiare, diciamo così. Quindi è bello seguirci in live perché c'è anche la parte del cazzeggio, è bello anche per chi ci recupera dopo. Il nostro canale YouTube è ripartito alla grande, siamo ripartiti, abbiamo fatto la pubblicazione di un Beyond AEW giusto ieri, per chi ci sta seguendo appunto nel podcast, quindi in differita, e siamo tornati con uno speciale dedicato a Sting, dopo aver parlato ad Unrestricted un paio di settimane fa. Abbiamo deciso di riportare alcune delle sue dichiarazioni, traducendole in italiano e invitandovi ovviamente poi a seguire quello statunitense. Poi ci siamo noi oggi e poi dalla prossima settimana si riparte alla stragrande. Domenica, episodio speciale, quello che è andato in onda un paio di giorni fa su Twitch, cioè gli Award del 2020. Un programma che ha avuto un discreto successo, siamo molto contenti di come è andato quel programma, per cui ve lo riproporremo anche sul nostro canale YouTube. Ma ora ci lanciamo dritti su Dynamite, perché le cose che sono successe sono tante. Andremo in ordine cronologico, lo facciamo quasi sempre, lasceremo fuori solo un piccolo spunto di cui parlerà ovviamente Fabrizio nell'altro programma di approfondimento, sempre in live su Twitch il venerdì sera, cioè il Late Night Show. Gli altri argomenti li tratteremo un po' tutti. Quindi andando in ordine cronologico, non faremo riferimenti, man mano che parliamo, a quello che è successo nel main event. Quindi mentre ascoltate, non cominciate a dire «sì, però non avete detto che...» Arriviamo, perché facciamo un crescendo esattamente come è stato il crescendo della puntata. Parleremo anche delle cose cringe, c'è davvero di tutto. Ma intanto, Fabrizio, Young Bucks e SCU hanno battuto quelli che sono al momento due team che vivono due situazioni molto diverse tra loro. Hybrid 2, che sappiamo possono dare tanto, ma vengono sfruttati poco. Acclaim, che non sappiamo ancora quanto possono dare, ma che al momento vengono sfruttati abbastanza. Acclaim che peraltro sto giro, anche con il wrapping iniziale, hanno piazzato due o tre bombe non indifferenti. Ti è piaciuto il match per quanto poi siano caotici 4 contro 4? È stato caotico. È l'unica cosa è che questa è la prima fase sulla strada che porta al ritiro Daniels.
quindi cominciano così e ora poi vedremo quando si ritirerà, se farà tutto l'anno, se ne farà mezzo, poi questo lo scopriremo, però ormai questi sono i primi passi, a quanto pare poi dovremo vedere anche in mezzo l'incontro tra Bucks ed SU. E però cosa, la parte che non mi è piaciuta è gli Acclaimed stanno facendo vedere che comunque sono bravi come gruppo, come coppia c'è. E se gli dai eventualmente la faida con l'SU, dovrebbero poi vincerla però con loro, perché sono quelli di spessore che cercano di mandare over i giovani, e quindi se poi finisce così ben venga. D'altro canto ci sono gli altri che tu. Va bene, il pin se l'è preso quello che lo può prendere dei due, già che va bene, ok. Però, ripeto, ci sono gli hybrid 2. Va bene, l'hanno fatto l'incontro contro i Bucks, ma loro dovrebbero essere più spesso contro i Bucks, nel vero senso della parola. Non devono aiutare gli Acclaimed a crescere. Se li devono aiutare a crescere, li devono aiutare perché magari fanno un incontro. Ok, capisco il tuo punto di vista. Diciamo che in realtà a fine match c'è stata questa stretta di mano importante tra i Bucks e gli SU e una promessa fatta dai due SU di dividersi nel momento in cui arriverà una sconfitta. Nel momento in cui arriverà questa sconfitta, effettivamente credo si divideranno perché, come dici tu, questo è stato un po' il primo passo verso la, diciamo, l'uscita di scena. Mi dispiace dire l'andare in pensione, diciamo l'uscita di scena di Christopher Daniels. A quel punto saranno gli SU a mandare a casa Christopher Daniels, sostanzialmente, a fare la divisione, perché poi sono arrivati al punto in cui, seppur Kazarian ha fatto un promo in cui ha detto ci siamo ripromessi di dividerci, ma non succederà finché sarò io con lo sguardo lucido e attento a questa cosa, no? Under my watch, ha detto proprio. Il problema è che finché controlla lui, ma c'è un limite, cioè il limite è comunque che Christopher Daniels ha delle difficoltà. Mi è piaciuto come hanno trattato la situazione, mi è piaciuto come ha lottato Christopher Daniels, perché le ha prese per tutto il tempo, come è giusto che sia, però ha anche fatto quella che è la manovra finale per poter vincere poi l'incontro e ha anche schienato il suo avversario. E diciamo che come inizio, come primo passo, e dentro il viale del tramonto è un buon passo. Mi è piaciuto, sono stato contento, sono stato Sì, contento. no, vabbè, ma è anche abbastanza, poi magari no, però è abbastanza evidente che il tutto, il suo incontro, diciamo, di ritiro sarà proprio contro Kazarian, poi comunque. È molto probabile. Suggestivo anche chi diceva lo farà contro Chris Jericho, perché lo sappiamo, sono amici e quant'altro, però non c'è una storia tra i due. Quindi è inutile. Inutile no, ma comunque sarebbe forzato fargli fare un match di ritiro contro Chris Jericho. Contro Kazarian invece ha tutto un suo perché e probabilmente è lì che andremo a parare a un certo punto della storia. Quindi vediamo. Ma quello che mi interessa di questo match è che è stata una buona introduzione. E allora ti faccio una domanda che è una domanda classica. Seppur caotico, quindi non uno di quei match in cui dici ok, abbiamo centrato perfettamente l'obiettivo di far entrare due persone e farle combattere bene insieme. È stato un buon match, molto combattuto, molto divertente. Togliamo il problema ratings, quello che è successo a Washington DC questa settimana, proprio ieri, proprio durante, nelle ore di trasmissione di Dynamite, avrà comunque una ripercussione sui ratings infinita. Giustamente anche da un lato, perché è molto più importante del wrestling quello che è capitato. Però, è così che si inizia uno show. È così che si dovrebbe iniziare uno show di wrestling, lottando. Dopo un anno abbondante di Dynamite, credo che questa sia stata la scelta giusta. Ma tutti gli show devono sempre cominciare, di wrestling, devono sempre cominciare con un incontro. È soltanto un'altra federazione che ha deciso così di mettere promo a inizio. Fino alla vita è capitato, se non sbaglio, una volta, barra due, ma c'era un motivo preciso perché l'hanno fatto. Un incontro è uno show di wrestling, la prima cosa che vuole vedere una persona è lottato.
quindi il primo, la prima cosa che ti faccio vedere è una cosa di lotta. Tocca ripetersi, è il discorso all'epoca, l'NWA, ma anche la WCW stessa partiva sempre con un incontro di lotta. Allora hanno fatto semplicemente una cosa che tutto il mondo del wrestling fa, e scusa WWE, piccolo problema, che però purtroppo, essendo stati fagocitati da WWE, sembra che la cosa migliore sia aprire con un promo. No, se uno guarda tutte le federazioni del mondo, una volta ogni 50 puntate aprono con un promo. Sì, sì, ma in effetti hanno aperto un paio di volte, le puntate non sono 100, ma comunque siamo al di sopra delle 60, quindi ci avviciniamo verso quei 100. Però la seconda cosa che accade, perché giustamente poi qualche promo ci sta, anzi, aiutano a fare, ad altalenare le emozioni, promo di Moxley. Partiamo da questo presupposto. Il promo non è così dissimile da ciò che si è visto, diciamo così, dopo l'incontro di Kenta nella prima notte del Wrestle Kingdom. Ovviamente è diverso l'indirizzo, però l'idea è quella di un cambio leggerissimamente voluto da Moxley, cioè quello di diventare una sorta di boogeyman. Che cos'è boogeyman? Non è quello della WWE che mangiava i vermi con la svegliona gigante, ma è un po' l'uomo che sta nell'ombra, l'uomo che può arrivare nel momento in cui non te l'aspetti, in cui sei più debole, per esempio durante il sonno o comunque una cosa del genere, e spaventarti e portare, insomma, quel disagio che ti sconfigge. Quindi l'idea di Moxley è questa. Il secondo promo consecutivo che volge verso quella direzione, Fabrizio, ormai è chiaro che Moxley vuole arrivare lì. No, per carità, anche il promo è stato, tendenzialmente sarebbe stato carino, è che come ti scrivevo, ho sentito praticamente lo stesso promo, per chi ha visto Wrestle Kingdom ha visto quasi lo stesso promo due o tre giorni prima, e quindi vabbè, già ci si sorride, comunque è stato bello anche quello contro Kenta, quindi per carità, non, o perlomeno il presunto doveva essere contro Kenta. L'unica cosa, ripeto, ha recitato benissimo, niente da dire, è che è stato comunque prevedibile, cioè io e te l'abbiamo detto, la prima cosa che fa parlerà contro Omega, è normale, perso contro Omega doveva parlare contro Omega. Ma poi che poi porterà eventualmente alla faida Omega Moxley, spero di no adesso, più avanti sicuramente sì, adesso spero proprio di no. E però no, è stato recitato bene, però fa specie che in due giorni ha fatto quasi lo stesso promo, cioè sembra quasi che ha fatto lo script per una e per l'altra e ha cambiato soltanto un po' qualche parola, per carità, ci sta anche. Io stamattina ho fatto una cosa che, insomma, ci tenevo a fare. Ho parlato con Davide, per chi ha seguito la preview di Wrestle Kingdom, è un ragazzo che fa parte del nostro gruppo Telegram, parte anche del gruppo Telegram di Wrestling Unico Amore. Davide ha sostanzialmente parlato della situazione giapponese per quanto riguarda i voli e per quanto riguarda i discorsi di possibilità di vedere Moxley da una parte o dall'altra. E quello che è saltato fuori è stato che esattamente oggi in Giappone è stato dato un nuovo, in Giappone in realtà, a Tokyo, alcune delle zone limitrofe a Tokyo, che hanno un nome specifico, ma ora mi sfugge, sostanzialmente sono state chiuse, e quindi anche i voli in ingresso e in uscita sono complicati, ma c'è la possibilità per chi è residente in Giappone di tornare a casa. Quindi uno degli scenari possibili potrebbe essere quello non tanto di Moxley che va in Giappone, ma quanto di un giapponese che va a lottare contro Moxley e tornare indietro. I conti si fanno abbastanza alla svelta, quindi non ci è voluto un abaco per capire che i 40 giorni, che ora sono sempre meno, non sono sufficienti per arrivare né all'evento della New Japan né a Revolution. Sono eventi tra l'altro fatti nello stesso giorno, quindi è difficile che tutto si svolga, che sia a Revolution oppure nell'evento giapponese che ora mi sfugge il nome, ma poi magari... Flash Attack. Ok, Flash Attack. Quindi sostanzialmente quando si potranno scontrare? Una delle opzioni che mi è venuta in mente è Beach Break, questo speciale che verrà fatto dentro il Palazzetto Nuovo, Miami.
c'è questa possibilità, i tempi ci sono per poterci arrivare, per poter avere il nulla osta da parte, anche la fine di una quarantena sostanzialmente. I controlli nei W ci sono, quindi di buono c'è che Kenta eventualmente verrebbe anche controllato da un punto di vista sanitario. Fabri, ci dobbiamo aspettare quindi che il primo sgancio che avrà Moxley rispetto a Omega sarà quello, perché nel commento, aggiungo quest'ultima cosa, poi così hai tutti gli elementi che ho in testa io, nel commento Chris Jericho ha detto: beh, ma lui ha perso il titolo, come io l'ho perso da lui, lui lo ha perso da Omega, basta, è andato. Anche per ricordarci che Jericho non ha mai avuto il suo rematch, e Moxley non è detto che abbia il suo rematch, perché tutti si aspettano una faida alla WWE, ma non c'è ancora stata una faida alla WWE. L'unico che ha avuto un rematch serio è stato Cody, gli altri per il titolo TNT, gli altri no. Quindi Fabri, come la vedi la situazione sia del titolo giallo? Il, vabbè, volendo possiamo anche già unire il finale, perché nel senso il finale, no, e lo so proprio, può far pensare che hai finta che sia infortunato, per dire. Non ci vuole poi molto, la classica cosa, tanto da la cosa più scema. E quindi bisogna vedere se ora, appunto, cioè il casino che si sta mettendo in Giappone, la data disponibile, che i 40 giorni ormai saranno 35, perché noi l'abbiamo letto 4-5 giorni fa, quindi ormai saranno 35, salvo che magari per motivi di Covid allora gli dicono va bene qualche giorno in più, però comunque. E la New Japan ha anche due altri eventi, che sono i due New Beginning, uno lo fanno a Hiroshima e l'altro mi sembra Osaka, uno sicuramente a Hiroshima, che sono le prime due settimane di febbraio, grosso modo, non mi ricordo, però siamo sempre lì, sarebbe Moxley che dovrebbe andare in Giappone. Visto da come ha parlato Moxley e da come c'è comunque questo timing sul titolo, se no glielo tolgono, e lui comunque non vuole che gli tolgano il titolo, è la sua prima faida, comunque il suo primo incontro è per forza contro Kenta. Che sia in All Elite o che sia in New Japan, ma il suo primo incontro sarà contro Kenta. Diciamo che se fosse in All Elite, con quello che sta capitando anche con la New Japan... sì, però... No, però per dire, no, quindi certo, cioè, certo. Volendo, Omega gli può dire ti mando qualcuno ad affrontarti, cioè, il concetto è anche quello. Sì. L'idea è questa, comunque, che Moxley non facilmente non andrà contro Kenny Omega. Cioè, il punto è che gli troveranno qualcuno. Io, per esempio, mi aspettavo che qualcuno oggi venisse a rompergli le balle mentre faceva il promo. Pensavo che qualcuno arrivasse. Una cosa che mi è piaciuta un sacco è stato come lui ha mandato over Phoenix, dicendo io ce l'ho ancora con Kenny Omega, ma oggi è la giornata di Phoenix, perché ha lottato con le unghie e con i denti, dopo 13 anni finalmente è qui per questo tipo di match, e se lo deve giocare, e se lo deve godere, e se lo deve vivere. Mi è piaciuto molto perché ha mandato over Phoenix, cioè gli ha dato l'ok per essere lo sfidante, indipendentemente da quanto lui è arrabbiato. Questa cosa non può passare sotto gamba, perché lo sappiamo, tutte le volte che qualcuno perde poi vuole la propria rivalsa. Invece l'abbiamo anche nominato come face of the year, no? Però vai avanti tu che hai i numeri. No, ma più che il discorso dei numeri è che se parliamo di questa parte di... secondo me è meglio metterla dopo, perché è tutto troppo intrecciato al finale. È troppo intrecciato al finale, se no? O parliamo adesso del finale, o... Okay. O rimandiamo, parliamo perché è un po' troppo... Parliamo dopo del finale. Troppo... Va bene. Tenetevi incollati a questo podcast, che poi arriva la ciccia. Allora, Fabri, c'è stato lo scontro fra titani. C'è stato lo scontro tra i due grossi. E... io non mi aspettavo che facessero un brutto match, ma mi è piaciuto di più di quanto mi fossi immaginato prima. Non è il mio match, ok? Non è quello che voglio vedere io. Però anche qua, quante volte abbiamo visto grosso contro grosso, seriamente?
praticamente una volta sola, quando abbiamo visto Luchasaurus contro Wardlow. Altrimenti no, non abbiamo ancora visto proprio questo schema del grosso contro grosso. È stato lottato bene, abbiamo visto delle buone manovre, qualche imprecisione da parte di Wardlow, per esempio il fatto che alcuni dei colpi di Wardlow fossero proporzionalmente meno pesanti di quelli di Hager. Deve cercare di bilanciare rispetto a uno grosso come Hager, che è molto simile al grosso come Wardlow. Anche quando gli ha fatto il salto della cavallina che stava per cadere, che non ha riuscito a prendere le misure. Esatto, il leapfrog. Deve fare qualche miglioramento. Attenzione, un uomo di oltre 100 kg di muscoli come lui che fa questo leapfrog con un altro uomo molto alto, non è facile, eh. Non stiamo parlando di devo saltare un midget, devo saltare uno che è alto comunque 1,95 ed è grosso e magari si è abbassato anche con quel centimetro in meno rispetto a un altro che è meno goffo di Hager. Quindi insomma non è andata male come qualcuno poteva immaginare. Ripeto, non è il match della vita, però ho visto dei tratti, alcuni di questi tratti sono Wardlow da face, ci sta. L'avevo immaginato già da tempo, ma da face ci sta. Tu cosa dici? Sì, anche perché questo incontro, come abbiamo detto per il primo incontro, è servito poi a mettere, anche se non sembra, sembra che abbia messo pace, invece ha messo più pepe nel discorso nel solco, su chi resta, su chi va via, su cosa dovrebbe essere, perché comunque all'apparenza, alla fine, tutti bravi, tutti amici, eccetera. Dopo abbiamo visto che Jack Hager era incazzato come a bestia, quindi non mi aspettavo che perdesse lui, ma solo l'avevamo già spiegato, perché per il discorso Bellator, lui è ancora imbattuto in Bellator, quindi esclusi incontri titolati, mi ha fatto specie che abbia perso, ma solo per quel motivo, non per altro. Anzi, è meglio in teoria che abbia vinto Wardlow, perché bisogna spingerlo, perché poi alla fine del anno lui ha combattuto poco, perché prima o poi va spinto Wardlow, se no non... Però è tutto servito alla fine per il discorso in assoluto. Non ho sentito Jericho perché appunto ho seguito in spagnolo, quindi non so se Jericho ha parlato in più magari della faccenda, soprattutto nel finale, però da quello che si è visto MJF ha fatto un po' il leader della fazione comunque. Jericho si è comportato da leader comunque. Allora, Jericho ha fatto come sempre un commento sopra le parti, ogni tanto piazzandoci dentro qualcosa di pungente, però in generale nella puntata ho fatto sempre il commento sopra le parti, molto divertente, molto frizzante, anzi in alcuni punti è stato convincente come tipo di narrazione, soprattutto a un certo punto quando tra due lottatori prima stava vincendo uno, poi stava vincendo l'altro, e lui era a favore delle mosse che venivano fatte da chi in quel momento era in vantaggio. Excalibur gli dice: ma tu da che parte stai, che non sto capendo, è che prima eri al contrario, e lui dice: io sto dalla parte di chi vince. Ed è bellissima questa cosa da uno che vuole fare un commento un po' il, no? Sto dalla parte di chi vince, cioè non sbagli mai, no? Così mi è piaciuto come atteggiamento. Però il discorso è che alla fine pochi hanno notato, perché è stata lanciata poi la pubblicità, ma io avevo gli occhi esattamente su Wardlow, che alla fine lui ha dato il pugno a Hager, e c'è stato questo gesto di distensione, mm-hmm. Ma poi è andato via. Mentre MJF da solo, nel segmento extra, è andato a parlare con Hager. Se ti ricordi, due settimane fa, MJF da solo era andato a parlare con Santana, mostrando empatia per la perdita del patrigno di Santana. E questa cosa di lui che va da solo, pezzo per pezzo, tra l'altro già i due che avevano avuto meno problemi in assoluto a ricevere all'interno, sembra quasi che stia rafforzando la sua posizione per poi dare quella famosa stilettata che sarà: cacciamo Jericho dalla Inner Circle, oppure comunque cacciamolo dalla leadership della Inner Circle. Mi è piaciuta questa cosa. Mi è piaciuta anche a me, però farà sicuramente il giro di tutti, molto probabilmente vedremo Ortiz la prossima settimana, forse vedremo ancora, magari anche Wardlow, come per dire: guarda che comunque sei sempre te, la guardia del corpo, mettiamola così. Però in mezzo c'è da passare anche per Guevara, e lì la vedo più difficile. E lì sarà l'ultimo, perché è stato il primo.
che lui era stato aiutato in un match Guevara, se ti ricordi, che c'era stato un po' un problema, sono arrivati, lo hanno aiutato seriamente, no, a vincere. Quindi lì sarà l'ultimo da cui andrà, e probabilmente lì scopriremo se, come la pensiamo noi due, è ordito da MJF e Sammy Guevara, o se invece al contrario, io sarei contento uguale, è tutto ordito per passare dalla fine di Sammy Guevara in Inner Circle. Leggendo in giro, io sto leggendo che tutti vogliono la parte face di Sammy Guevara, che quindi sia, che sia, che sia incentrata proprio sulla linearità, che vada tutto a portare da MJF contro Guevara, quindi con Jericho magari più a supporto di Guevara, ovviamente, per ovvi motivi, poi non tanto poi. Io onestamente, se dovessi, sarebbe un po' più, forse un discorso più Machiavelli con JF Guevara, quindi forse ci piace di più così per quello, loro due insieme che spodestano, cioè i giovani che spodestano il vecchio alla fine, cosa che nessuno riesce a fare con noi due, però con Jericho si può riuscire. Non lo so però, perché sai che molti, soprattutto del lato viola del ring, stanno prendendo posizioni su contiamo meno di quanto contavamo prima che contavamo niente. Vabbè, queste sono cose che possono succedere. Dentro gli appunti, poi, questi appunti, cioè gli incontri che ci sono stati, direi che veniamo a uno dei momenti cringe. Matt Sydal contro Cody. È stato super cringe, sia la presenza di Snoop Dogg, grandissimo personaggio, persona straordinaria, musicista, rapper che io stimo tantissimo, tutto quello che volete, però non deve essere coinvolto nei segmenti lottati. È stata la cosa più WWE che abbiamo visto in All Elite negli ultimi mesi, ed è stata veramente cringe, non è stato bello da vedere, non è stato simpatico da vedere, non ha portato nulla alla contesa, ha coinvolto uno degli spendibili, cioè Serpentico, e non ha coinvolto per esempio nemmeno con un tentativo di aiuto Luther, che invece con Serpentico dovrebbe fare coppia, e quindi è stato proprio un discorso fanservice abbastanza delirante e, ripeto, inutile o comunque tranquillamente evitabile, e soprattutto recitato anche malissimo, perché dal momento in cui è uscito Snoop Dogg si è capito che a un certo punto sarebbe intervenuto fisicamente, perché lui non stava nella pelle, non manteneva le distanze giuste, ha anche rischiato di essere colpito da un'azione fuori ring. A contorno di tutto questo, pure Matt Sydal che mi va a sbagliare un paio di mosse abbastanza semplici, e mi chiedo cosa cacchio è successo pure a Matt Sydal, ma questo è un altro discorso. Fabri, lanciati non nella difesa dell'uomo Snoop Dogg, non ha bisogno di essere difeso, è adorato da noi, ma in quello che è successo. Tra l'altro, adorato da noi, era partito benissimo campionando l'inizio della canzone di Cody, quindi già era partito benissimo lì. Già Roberto ci aveva mandato in Dynalive il gruppo di commento dal vivo, ci aveva mandato l'anteprima che aveva pubblicato Cody, e quindi io l'avevo già sentita e già speravo che lo facessero anche in puntata. Mamma mia, bellissimo. È che poi però tutto è servito soltanto per il programma, basta, l'incontro è quello che ne avevamo parlato sì ieri sera, quando dicevo secondo me i due stili di Cody e di Matt Sydal non cozzeranno, e infatti poi non hanno fatto errori tutte e due, proprio basilari, non errori da dire vabbè ci sta l'errore, errori basilari tutte e due, non si sono trovati per niente, ma è stato soltanto fine a se stesso per il discorso del programma che hanno fatto insieme lui, Cody e altri due, non mi ricordo chi siano gli altri due giudici, però vabbè, prendiamolo per quello che è stato, una trashata totale, cringe, e magari la prossima settimana porterà, che ne so, a Cody, Matt Sydal contro Luther e Serpentico, magari ci sta anche quello. Mamma mia, l'incontro che aspettavamo tutti. Ma l'incontro che ti fa venire la pelle d'oca. Comunque, Fabri, gli altri due giudici sono Mattia Borsani e Daniele La Spina. Gli altri due giudici sono loro due. Che oltre a fare i giudici di corda, vanno a fare anche i giudici di... Com'è che si chiama? Go Big. Vabbè, chi se ne frega. Quel programma tanto noi non lo vedremo.
No, e io bello, quando ho visto il ring come era addobbato nei suoi cose, io credevo fosse la Big cosa di Show Smash. forse. Io credevo fosse la cosa di Smash, no? Infatti, dovevo dire, ma cazzo, ma non c'è scritto Smash, però c'è qualcos'altro. Poi, quando hanno inquadrato bene i faccioni, ho detto, ah, ok. Non... Tra l'altro, ecco una cosa che volevo dire anche prima. Durante tutta la puntata, dietro, in questo schermone gigante che viene definito da Titantron, anche se in realtà forse non sarebbe correttissimo, perché Titantron credo che sia una cosa della WWE proprio, ma lasciamo stare. In questo schermone gigante c'era questa scritta di New Year's Smash, e dietro alla scritta c'erano delle animazioni come se fossero dei fuochi d'artificio, cose del genere. In un paio di inquadrature scoppiavano questi fuochi d'artificio in corrispondenza di alcuni colpi di lottatori e di alcune mosse, e sembrava una coreografia pensata, bellissimo. Io quelle robe lì le vedo, non so per quale cazzo di motivo. Cioè, poi incontro una persona per strada, non la riconosco, non mi ricordo il nome, ma una cazzatina del genere la vedo e la noto, e in quel caso l'ho vista e l'ho notata. Quanto è stato cringe però l'utilizzo di Snoop Dogg, dai, cioè non possiamo esimerci dal dire che è stato brutto. Snoop Dogg c'è anche da considerare una cosa. Se qualcuno gli dice vieni a partecipare a un evento di wrestling, lo possiamo invitare anche io che gli diciamo che c'è il wrestling, lui viene. È la puttana da wrestling Snoop Dogg, non si pone il problema. Non... Quindi, e però magari mette ogni tanto, vestito sempre benissimo, tra Ti l'altro, come ricorda dire, a fare. qualcuno? Mi ricorda uno più vecchio che però ha fatto wrestling, Biondo? a differenza di un biondo, vabbè, color spunto Ormai. ormai. Non... E però quindi sì, Snoop Dogg, cioè, infatti non vi stupite se magari tra 2 settimane in WWE, perché lui basta che lo chiami, non lui va, perché curiamo, c'è sua cugina lì, ha maggior ragione lui per andare in WWE, piuttosto che in TNA, perché piuttosto che in All Elite. E... Però, che cazzo dobbiamo dire di Snoop Dogg? Cioè, io sto cercando di difendere perché ha campionato la canzone, ma di più non si può dire. Cazzo. No, vabbè, no, veramente mi ha dato fino un po' fastidio, dico la verità, No, dico la verità. anche perché è stato grossolano. Cioè, sì, per carità, ha voluto fare quasi l'attore, ma è stato grossolano anche nei movimenti. Ecco, è stato bravo a riprendere quello che fa Arn Anderson. Quello sì. Quello sì. Voglio dire, quei Con la lista. suggerimenti con la cartella davanti. Però devo dirti una cosa che, vabbè, posso capire soltanto io, però mi è arrivato il calendario della raccolta differenziata ed è molto simile alla lista che avevo in mano Snoop Dogg, e quindi mi immaginavo lui con il cartello con scritto quando vengono a ritirare la plastica, quando vengono a ritirare il vetro, non so per quale motivo, quindi perché comunque ci starebbe anche nel suo essere fuorissimo per i Sì, motivi che vero. noi che sappiamo. Un piccola menzione, Lo piccola amiamo anche menzione. per questo. Cioè, Draco guardate, stanotte. ascoltatelo, mi piace la musica, ascoltate, cioè, fantastico, Esatto, per carità. esatto. Draco stanotte se ne esce con una battuta che mi ha fatto veramente muore, mi sono ribaltato 4 volte. Quando è uscito Miro a parlare, tra l'altro, diciamolo, poveraccio, c'è un infortunio, quindi nel bollettino medico di stasera probabilmente dovrete o aggiornarlo o comunque farne menzione, perché uno dei best friend, Trent, si è fatto male, si è fatto parecchio male, ha lo stesso infortunio che era venuto a Triple H quella volta in cui avevano fatto DX contro Brothers of Destruction, quindi si è strappato il Si è strappato pettorale, il pettorale, finisco di quindi stare saranno fermo. 4-5 mesi di stop. Solo che è uscito Miro e la battuta di Draco è stata, ma come, cioè questo è vestito come la dispensa di Snoop Dogg, e mi ha fatto morire perché era tutto vestito con le foglie No, verdi, no, insomma. ha saputo che c'era Snoop Dogg, si è fatto dare qualche vestito e non solo qualche vestito. Probabilmente sì, anche perché se abbiamo sua moglie infortunata, magari qualcosa di curativo ci poteva stare, insomma, sì, viene Non so utilizzato anche come per terapia. funzioni in Florida, ma credo che no. Non ci può stare che sia legale. Fabri, Ma ma stai fermato, se no. no, esatto, Ho prima che ci paura che taccino, prima che ci esatto. taccino di essere favorevoli a droghe leggere. Non so se si può dire su Twitch, però sì, vabbè, è uscito. Vabbè, sta di fatto che tra l'altro io nemmeno ne faccio uso, ma non vedo il motivo per cui limitarlo, ma questo è un altro discorso. Andiamo a bomba, perché se abbiamo detto che Snoop Dogg era cringe, ed è vero,
ed è, lo è stato perché ha lottato. Fabri, ma dopo Hikaru Shida contro chi cazzo ha lottato? Perché la cosa morta in quel momento non era la Living Dead Girl, ma era il mio umore. Io mi sono rifiutato ieri sera di commentare quello scempio, che non è stato un match, è stata una farsa, grottesco, brutto, alienante, una merda. Io tu ero cosa ne dici? Io ero triste per il Hikaru Shida. Cioè, come fai? Ti capita un avversario così, cosa fai? L'unica cosa che provava a fare è tenerla a terra sul ring, non gli faceva manco una mossa, la lasciava a terra sul ring, non le faceva niente. Cioè, è riuscita a bocciare le testate da far dare sul ring a Hikaru Shida. Ne è uscita una, non è riuscita a fare la seconda. Ecco, è andata sotto il ring, ok, l'ha fatta uscire col sangue, l'ha morso una coscia. Cioè, tra l'altro quello è beata lei. Però il non... Cosa è servito? Cioè, io veramente, io mi stavo mettendo tristezza per Hikaru Shida. Cosa tiri fuori da Abaddon? Cosa tiri fuori? Cosa poteva fare? L'ha tenuta a terra tutto il tempo. Tra l'altro, quando le ha fatto... Che lei di solito, quando va sulle corde, fa il superplex. L'ha fatto anche con Nyla Rose. Se ci hai fatto caso, l'ha dovuta prendere diversamente, perché a quanto pare Abaddon si è messa in un'altra maniera. Sta per prendere per il superplex, invece poi ha messo un braccio dietro la schiena, perché a quanto pare Abaddon non si faceva prendere per fare superplex. Cazzo. Meno male che non lo so, quando noi dicevamo aspettiamo, è meglio farla crescere un pochettino, perché la gimmick della zombie, devi anche saperla recitare la gimmick della zombie o del cosa, perché vi ripetiamo sempre, andate a vedere a Impact, avete, sono diversi personaggi, ma avete Su Young, avete Rosemary e vedete come cazzo si porta un personaggio così, a prescindere poi che siano più brave sul ring, ma quello è perché sono brave loro, però comunque ti fanno vedere come si porta avanti un personaggio simile. Cioè, non... È tutto vero, però Fabri, io dirò una cosa che i più anziani capiranno, noi capiamo subito, ma sembrava mica l'attrice che faceva la moglie di Enrico Beruschi al drive-in, nelle gag. Margherita Fumero. È lei, cioè lei, il colore dei capelli, tutto. Il colore cioè... dei capelli sono i suoi. Non lo so, no, mi lascia... Io tra l'altro l'ho detto... in separata sede, ma lo dico ora ufficialmente, io sono contrario a Abaddon, non devono né licenziarlo né altro, no, al contrario alla posizione attuale di Abaddon devono sfruttarla in un modo diverso, farla crescere, farle capire come funziona questo giro, però sono assolutamente contrario a quelli che da oggi in poi diranno no, è fantastica, è grande, un buon personaggio, farà cose, no, adesso ve ne state tutti zitti e aspettate che faccia davvero qualcosa, perché avete parlato e avete dato aria alla bocca. Non era in grado, l'abbiamo detto dall'inizio, ve lo ridiciamo ora che ha avuto un match titolato, e ve lo dice anche Hikaru Shida in che modo. Questa notte, dopo Dynamite, è uscito un tweet, un paio d'ore dopo la fine di Dynamite, di Abaddon che taggava Hikaru Shida e diceva non è ancora finita tra noi due. Un'ora dopo tono, circa... eh? Esatto, non è ancora finita tra noi due. Invece, un'ora dopo, Hikaru Shida scrive un tweet che, parafrasandolo, che adesso non me lo ricordo esattamente a memoria, diceva: da quanto tempo ho questa cintura? Quasi non si ricorda da quanto tempo ce l'ha. Adesso voglio combattere quella migliore. Quindi che sia, o una sorta di Antonio Conte che dice durante un'intervista che c'è bisogno del mercato perché la rosa è agghiacciante, oppure veramente c'è ballo. La rosa, perché c'è, magari. Perché c'è tanto. Però bisogna fare qualcosa per sta cazzo di divisione femminile. Bisogna togliere il titolo di Hikaru Shida, cioè è il nemico il titolo di Hikaru Shida, perché finché il titolo sarà Hikaru Shida vuol dire che non c'è nessuna al livello di Hikaru Shida. Perché la prima che arriva a un livello simile ai Hikaru Shida le porta via il titolo, bisogna fare aria nuova. Quindi se non glielo portano via vuol dire che non c'è nessuno abbastanza forte. Ci sono 3-4 nomi, però la quarta purtroppo è Rio che ritorna dal Giappone, la sfida, e Rio la può battere. Rio l'ha già battuta. L'ha già battuta, quindi la può battere. Compagni anche d'allenamento, hanno le storie, quindi non c'è nessun problema.
Thunder Rosa, quelle che ci sono adesso, Thunder Rosa la può battere. Sì, non si pone il problema, la può battere. Ivelisse è una che la può battere, se la costruì, se fanno vedere che Ivelisse è cosa, è una che la può battere, quella è la mezza che la difesa. O se no vai fuori, fuori al momento che la possono battere, che sappiamo che, che non ha contratto, che essa è l'unica, ma di quella c'è anche Serena Dib. C'è anche Serena Dib. E potenzialmente anche Serena Dib, se prima vogliono fare una divisione. Quindi o le mandi contro una di queste, togliamo Tessa perché Tessa lo fa parte dell'Elite, se poi arriverà, ok, mettiamo anche lei. O le mandi contro una di queste, o se no, come io trovo. Andrò già battute tutte. C'è Britt Baker da finire di costruire, quindi Britt Baker, Baker non può essere la prossima. Se la battesse adesso sarebbe una cazzata enorme. Cioè, gli manca qualcosina. Dobbiamo dargli quel qualcosina a Britt Baker e poi può vincere il titolo. Ma le manca qualcosina. Vincerà All Out. Ricordatevi All Out, deve vincere All Out. No, il titolo, se rimarrà a Hikaru Shida, glielo porta via a Double or Nothing, non più tardi. Se invece cambia a qualcuno, probabilmente più facile ora. Ma cringe finché volete, brutte queste due parti, una molto WWE style, quella di Snoop Dogg, e l'altra invece una merda e basta, quella di Abaddon. Ma che cazzo abbiamo visto nel main event? Che incontro abbiamo visto nel main event? Soprattutto che Phoenix abbiamo visto nel main event. In realtà credo che sia stata una di quelle cose da incastonare per il gioco delle parti di entrambi. Phoenix ha fatto qualcosa che probabilmente non gli avevamo mai visto fare così bene in AEW, però attenzione, perché ha fatto così molto simile a questo il match con suo fratello qualche settimana fa, e insomma, se comincia a mostrare questo genere di prestazioni è difficile anche non immaginarlo nel main event, eh? Molto difficile. Poi qualche detrattore del fisico di Phoenix ci sarà, fatevi avanti, vi sputo tutto in un occhio, però Phoenix è imprescindibile, è un lottatore incredibile, valore incalcolabile, e ieri ha fatto un match bellissimo. Io ho sempre detto, e poi te l'avevo già detto, che Phoenix è l'unico che nella mia lunga vita è l'unico che paragono a Tiger Mask come stile, come cose che porta, e non soltanto perché fa la Tiger proprio quando per rientrare nel ring. È l'unico che me lo ricordo, ovviamente con l'evoluzione dei tempi, perché uno lottava nel 1980, l'altro lotta nel 2020, quindi è l'unico che mi riconosce, non c'è Rey Mysterio, non c'è, mettete i nomi più famosi che volete, ma è l'unico che me l'ha sempre ricordato. E, cioè, ha fatto delle cose, cioè, fortunatamente noi lo sapevamo che sapeva fare queste cose, fortunatamente lo sapevamo. Mi auguro che adesso sia entrato in testa chi magari o non l'ha mai visto, perché ci sta che non l'avessero visto, l'hanno visto magari poco, oppure chi è, ma non è fisicato, non ce l'ha fatta, tanto non è fisicato, ma tanti titoli del mondo in altre federazioni se l'è vinto, compreso la AAA, quindi non è che se l'è vinto così, tanto per a Impact abbiamo visto poi come lottava, perché se lo seguiva anche a Impact sia in coppia che in singolo. E la, come ti scrivevo a te, che quella non, a me la mossa che mi aveva lasciato, come ha fatto quella cazzo di German Suplex a Omega. Cioè, lì, ma non è che se sbagli di un millimetro fai tirare testate, pezzi, osso del corpo. Cioè, tra un po' poteva fare tranquillamente anche un Tiger Suplex o un Dragon Suplex, per dire, è stato talmente perfetto che per assurdo ha fatto la cosa più facile. Cioè, andiamo anche a ragionarla così, non... una difficoltà estrema. Sì, la qualità delle mosse che abbiamo visto è stata bellissima. C'è stato un altro scambio molto bello, quello del tentativo di roundhouse kick, sì, da parte di Phoenix, fermato in realtà, schivato da Kenny, sì, Omega, V-trigger, va a segno, cade Phoenix che rimbalza, è stata una roba fantastica, e calcio in bocca devastante. Io in quel momento ho pensato, ma che cazzo, la Tiger Driver 98 che ha fatto a un certo punto Kenny Omega. L'altra mossa che ha piantato la faccia per terra di Kenny Omega da parte di Phoenix, il quasi kick out alla One Winged Angel, perché alla fine se avessero voluto fare,
ricordiamoci che soltanto Ibushi è uscito da Women Gang, quindi cioè, una volta Ibushi e basta, quindi si terranno una cosa del genere per una... Però sembrava quasi tipo creata così, era creata bene, perché sembrava quasi tipo spasmo muscolare. Da dire, cioè, non è stato lui, però l'inerzia del corpo che l'ha alzato. Negli cioè, ultimi volendo... anni di Kurt Angle, quello per gli arbitri era il kick out di Kurt Angle, alzare il braccio senza alzare la spalla. Quindi sopra... è quasi un kick out. Ma e cosa mi è piaciuto? Di là, sì, Phoenix è stato anche più scenico, però scenico efficace, non scenico e basta, è quello da considerare. Cosa mi è piaciuto è che finalmente, forse per la prima volta, al massimo la seconda, in singolo parlo, ho visto Omega. E Omega, quando ha questi lottatori, l'abbiamo visto anche, per chi l'ha visto, con la Redo Kid in AAA, cioè ci si trova bene. Con quelli un po' più leggeri e più tecnici, cioè lui ci si trova da Dio e si diverte, lo si diverte quando fa questi incontri. Poi questo l'ha dovuto impostare in una versione da heel, quindi ha fatto anche un po' meno mosse, perché ma Omega è quello heel, è il campione da heel, quindi deve subire. Sono fatti per questo. Però quando ha questi avversari qua, Omega fa vedere che è Omega. Quindi mi verrebbe da dire, mettetegli più volte Phoenix, mettetegli più volte Pentagon, è diverso da suo fratello, però Pentagon Omega sì, l'abbiamo già visto. Come... le prestazioni ultime di quest'uomo sono prestazioni maiuscole. Le ultime due, la Redo Kid e Phoenix, l'abbiamo visto. La Redo Kid Phoenix, però prima comunque si era fatto anche stato Moxley, Pentagon, Moxley, Pentagon. Omega. L'incontro più brutto è stato quello con Moxley. Da un lato sì, è più brutto anche è più brutto anche perché, come sempre, gli incontri per il titolo del mondo possono essere meno belli nei dettagli, perché devono trasudare la sfida per la cintura. In questo caso era più uno sbaraglio quasi di Phoenix. Lasciatemi passare il termine, ma semplicemente per la conoscenza del pubblico che ha di Phoenix. Da oggi in poi, tutte le volte che Phoenix andrà per il titolo, non sarà più l'idea, questo ci va allo sbaraglio. Ma soprattutto si parte da un presupposto. Se magari volessero accantonare un attimo in Sabrosse nella divisione di coppia, spero di no, perché comunque loro possono tranquillamente fare tutte e due. Noi qualche mese fa, ormai un anno fa, avevamo visto ad esempio Phoenix contro Trent. E io e te dicevamo, ma in un mondo normale Trent non batterà mai Phoenix, ma manco sotto tortura, ma figuriamoci. Adesso se ci ripresentano, beh, Trent poverino infortunato, mettiamo Chuck Taylor contro Phoenix. Adesso il favorito finalmente ti fa... Uno dice, se vince Chuck Taylor è una sorpresa, non se vince Phoenix. Diciamo che a novembre no, prima del torneo probabilmente ci fosse stato un Cassidy contro Phoenix, Orange Cassidy era favorito per il pubblico. Sì, oggi non credo. No. Tanto per dire un nome che è un po' più blasonato al momento. Però Fabrizio, cosa succede poi? Poi succede che Don Callis incita. Raccontiamo un attimo brevemente i fatti. Don Callis incita Omega ad andare avanti, a non fermarsi, a colpire con un altro One Winged Angel il suo avversario, stremato e rattristato dal fatto che nel backstage Eddie Kingston insieme a Butcher Blade e Bunny sta picchiando gli altri due del triangolo della morte, e sostanzialmente questi due del triangolo della morte, come aveva detto Don Callis, non sono venuti mai a dare una mano a Phoenix, lo hanno tra virgolette lasciato solo, ma lui ride di questa cosa, non è quello il punto chiave della storyline. Il punto chiave è che per una cosa Don Callis è un fottuto genio, per aprire parentesi. Don Callis già quando si presenta ha una faccia che gli pianteresti delle coltellate negli occhi, è veramente antipatico, in realtà è una persona fantastica, l'ho sentito in 3-4 podcast, mi fa veramente piegare in due da ridere, ma la faccia mi sta veramente sui maroni, non so, vabbè, ci sta. Sta di fatto che non riesce Kenny Omega a connettere questa mossa, perché purtroppo dall'altra parte arriva John Mo, purtroppo. Per fortuna di Phoenix arriva John Moxley che però viene attaccato pesantemente dai Good Brothers. Quello che avevamo già preventivato, Fabrizio, tu ne avevi parlato in live ieri. Io
durante la visione dell'incontro ho cominciato a scrivere nella chat live: ragazzi, abbiamo mezz'ora per il main event. In realtà non è durato mezz'ora, quando è finito dopo i 20-21 minuti mi pare di incontro, ragazzi, c'è ancora tempo perché arrivi qualcuno da Impact, e qualcuno da Impact è arrivato. Hanno cominciato a menare le mani, bellissimo il commento di Jericho, mi ha fatto stendere quando sono arrivati i due che hanno provato per primi ad aiutare, no? Quindi Griff Garrison e Pillman, con Chris Jericho che fa: ecco, finalmente qualcuno che ha il coraggio di andare ad aiutare. Cazzo, anche tu sei un lottatore, perché non ti sei alzato e sei andato dentro? Cioè, quelle robe bellissime di Jericho. Niente, cominciano ad entrare, cominciano ad essere picchiati tutti, a quel punto bisogna che esca un EVP. E chi sono gli EVP che sono ancora presenti lì, all'arena, sicuro? Sono gli Young Bucks, che entrano e dicono: ma che cazzo state facendo? E io scrivo: turn heel degli Young Bucks. Mi è venuta in mente quella cosa che ha postato, mi pare, Kenny Omega sui social, recentemente, di un incontro in uno spazio aperto tra Kenny Omega e i due Bucks, in cui dice: siete con me? E loro gli rispondono sempre. È stato questo siparetto nei social, e questa cosa poi, quando io ho visto che la settimana prossima ci sarà l'Elite, aspetta, vedi, probabilmente quello è il punto. Ti è capitato il post show, quello che hanno fatto vedere, poi l'ho visto su Instagram, no, quando Don Callis dice: la prossima settimana c'è la riunione dell'Elite, ma non ha mica detto quale Elite. Una genialata anche questa, porca puttana. Ok, e quindi sostanzialmente gli Young Bucks si schierano, dopo un attimo di indecisione, si schierano e vanno con questo simbolo del Too Sweet, che non si può chiamare così perché i diritti li ha comprati da WWE, però sta di fatto che praticamente c'è aria di Bullet Club. Rompiamo gli indugi. Come stai, allora, Fabrizio? Bene, grazie. Che altro che i Bucks, quando sono entrati, ovviamente hanno fatto finta, oppure per davvero, fate vedere, cioè, non picchiate così, cioè ormai l'avete già picchiato, basta, cioè non c'è più senso di andare avanti. Appena Pillman ha tenuto un Omega, gli hanno subito tirato il calcio in faccia, tutte e due, ci hanno pensato un attimo. Beh, e uno degli Bucks e l'altro era un Good Brother, E da lì Omega ha preso subito spunto da lì per lanciare il saluto dei Bullet Club, chiamiamolo così però. E c'è da dire però che effettivamente poi è andata via subito la trasmissione. I Bucks comunque erano titubanti, l'hanno fatto, ma hanno fatto vedere che erano ancora titubanti a mettersi insieme a riunirsi con loro tre. E poi appunto mi riallaccio al discorso finale che hanno fatto vedere, poi su Instagram hanno fatto vedere il post show, che di nuovo Marvez va a intervistare Don Callis e Omega, che stanno entrando nella limousine, e dice: cos'è successo stavolta rispetto alla volta scorsa, quando ha detto di sintonizzarsi su Impact. Gli ha detto: la prossima settimana vedrete finalmente la riunione finalmente, come se non ci fosse poi da chissà quanto, la riunione dell'Elite, che lo facciamo per voi pubblico, anche per quelli come te, Marvez, cioè Alex l'ha chiamato, cioè, quindi proprio anche per la gente come te, vi meritate di vedere la riunione dell'Elite, ma non ha detto chi partecipa. No, è la riunione dell'Elite, magari ci può essere chiunque, o non è detto che ci sia l'Omega, o magari c'è Paige, o magari qualcuno che è da altre parti, cioè, può essere qualsiasi cosa, sarà la riunione dell'Elite, punto. No, nemmeno contro chi, c'è un 3 contro 3, noi sappiamo che c'è un 3 contro 3, ma non sappiamo nemmeno contro chi, non si sa niente. Bene, raccontati i fatti si parte con le illazioni. Fabrizio, ti chiedo, io ne ho due di illazioni molto pesanti entrambe, quale vuoi prima delle due? Quella molto ampia e visionaria o quella meno ampia ma abbastanza visionaria? È la più ampia, dai, è la più ampia. La più ampia. Qualche giorno fa c'è stato Wrestle Kingdom e qualche giorno fa un membro del Bullet Club
ha scabinato male contro gli altri membri del Bullet Club e ha pure fatto un promo in cui diceva: il mio contratto qua è finito, non mi trattano bene. Sostanzialmente ha gettato un po' la colpa alla federazione, ma di base potrebbe anche averla gettata alla sua stable. E dato che al momento c'è stata una riunione del Bullet Club da una parte, che verosimilmente farà squadra per andare contro qualcuno che è stato colpito e fermato e ferito dal Bullet Club, è chiaro che una delle opzioni che potrebbe esserci è quella di vedere il triangolo della morte. John Moxley e Jay White contro il Bullet Club. Cosa ne pensi? In una mega, mega storyline con anche la New Japan. C'è da considerare anche un nome che ovviamente non era nel Bullet Club con Omega, i Bucks, eccetera, ma Kenta fa parte del Bullet Club. Per il discorso Kenta Moxley, facile che Kenta lo chiami dall'altra parte, per dire, potenzialmente, se le vuoi fare bene, allora falla bene per tutto e metti Kenta insieme agli altri tre, così riuscirebbero eventualmente a gli altri quattro poi, perché sono cinque, no, in teoria sarebbero già in cinque veramente da una parte, Kenta sarebbe il sesto e quindi mancherebbe eventualmente un nome. Il discorso è che qui però purtroppo sarebbe da ragionare sul discorso Jay White. Jay White non gli è scaduto il contratto, Jay White o si prende una pausa o Jay White magari va a fare qualche apparizione o si ferma qualche mese o va dalla famiglia o magari lo vediamo anche eventualmente in All Elite per qualche mese, non si sa. È una storyline ovviamente della New Japan, però cioè, qualcuno dice che effettivamente gli è scaduto il contratto. Se gli scade il contratto non fai poi, la federazione non ti fa vedere un promo del genere, mettiamola così, così almeno è un po' più chiara la cosa diventa. E quindi bisogna vedere più che altro un eventuale Jay White che può essere in All Elite, comunque sia per qualche mese, un anno, due, tre, 40 anni, ora vediamo, dipende proprio, dobbiamo veramente tenere un occhio veramente sul Giappone, cosa succede in Giappone. E allora sappiamo se eventualmente White magari ha deciso di prendersi un aereo per gli Stati Uniti per qualche tempo, oppure invece se ne va in Nuova Zelanda a riposare con la famiglia, cosa che abbiamo giusto saputo ieri ogni tanto fanno, e quindi magari sì, se prende una pausa e passa lì. Però allora, questa cosa c'entra molto Jay White in questa cosa, il problema. Beh, comunque non mi sembri così lontano da questa ipotesi, cioè è visionaria, è fantasiosa, è fattibile per i personaggi, ecco, ci metti anche Kent in mezzo e le file ci sono, non è che le file quelle sono, ci potrebbe entrare tutti in un bel Blood and Guts per esempio, tra l'altro ma anche su un Blood scenario and Guts plausibile. Blood and Guts senza Cody fa si fatica a vederlo il primo. Ma Cody potrebbe essere Blood dall'altra parte. Cody potrebbe essere dall'altra parte. Vediamo. Noi abbiamo messo Jay White, ma ci potrebbe essere Cody, no? Sì. Che cazzo state facendo altri EVP? Tanto per dire. Che cavolo stai facendo Willis? Esatto. Ma io ne ho un'altra, sempre che corrisponda a quella roba lì del Blood and Guts, volendo, perché poi si può anche andare oltre diversamente. Se davvero facesse una sorta di taking over da parte di tutta questa stable che si sta creando, chi è una stable abbastanza numerosa da poter andare a prendere le difese della All Elite? Una stable che potrebbe tornare face just like that? Il Dark Order. Il Dark Order potrebbe essere il gruppo che finalmente trova una posizione di un certo livello e potrebbe costruirsi anche una faida nella quale o un nuovo membro entra ed è il nome grosso in singolo, come poteva essere prima Brody Lee, e quindi prende quel posto lì, e quel nome potrebbe tranquillamente in una stable face essere Hangman Page, cosa che non potrebbe mai essere in una stable heel. E chi più di un cowboy vuole una stable? E chi sa un po' di inglese qua deve lanciare dei beats sul canale di Twitch.
Il punto quindi è che se la costruiscono in un certo modo non mi stupirebbe tanto vedere, proprio per sancire un ingresso in pompa magna di un nuovo leader in singolo o eventualmente per lanciare il nuovo leader che è in seno al Dark Order e lanciarlo in singolo, potrebbe essere lo scenario possibile, meno suggestivo di quell'altro, meno interessante per tanti aspetti che riguardano anche quello che siamo fatti noi, però non è neanche così lontano dalla realtà, perché sicuramente la Inner Circle, per come è fatta e costruita, ha troppi problemi interni per poter essere considerata una famiglia da mandare in rappresentanza della AEW a riprendersi la AEW. Il Dark Order, con questo fatto che è successo a Brody Lee, potrebbe diventare la stable face per eccellenza oggi. Sì, potrebbe diventarlo, ma escluso la coppia Evil Uno e Stu Grayson, manca lo status al momento degli altri lottatori. Il problema è quello, ne devi trovare 5, non devi trovare in totale, ne devi trovare altri 3, ne devi trovare 2, quindi sai, però uno... se cominci a buttarci dentro, sì, però Page, metti Page, però hai Page, Evil Uno e Stu Grayson. E devi mettere anche altri due. Hai anche Silver che puoi mettere tranquillamente. È bravo Silver. Sì, ma se metti Silver, in teoria lo metti con Reynolds. Cioè, gli altri sarebbero Bucks, Good Brothers e Omega. Però ci può anche stare nel discorso che tu fai, Bucks e Good Brothers, che sono due coppie, e un singolo che sì, è Omega. Sì, metti altre due coppie eventualmente, però capisci che mettere Silver e Reynolds non hanno lo status dei Bucks o dei Good Brothers. Dovresti mettere una coppia, piuttosto allora ci metto, faccio un nome a caso, non perché vanno lì, devi mettere una coppia dello spessore dei Brother Power, pure dei Lucha Bros, di quello spessore lì. Sono d'accordo. Sono allora, d'accordo. Se faccio il volo più pindarico, sappiamo chi mi mettono sempre contro i Good Brothers e Young Bucks, allora ti metto i Motor City Machine Guns, che si fanno il coso, per dire, però devi mettere una... Che aiutano, ok, ci può stare. Sì, vabbè, devi mettere qualcuno... perché non avrebbe, al momento che possono fare una cosa del genere, in stable hanno solamente Evil e Grayson, no? Il problema è quello, il problema è solo quello. Agli occhi del pubblico, dico, sì. Va bene. Vedere come evolverà i Dark Order, se evolve, perché poi anche sul ancora di fatto questa settimana non è successo chissà cosa sui Dark Order, giusto Tai Conti che ha parlato, quindi bisogna vedere poi se la vorranno. Sembrerebbe di no, che non la vogliano mettere a bollire, però sicuramente stanno ripensando come ricomporla da zero, quello è sicuro, sì, quella è l'unica certa. Allora, sentendo Stu Grayson e Evil Uno ai microfoni Chris Jericho, l'idea di andare avanti, poi dopo sì, come non si sa. Sì, ma in questo, esatto, staranno proprio pensando come fare per renderla una stable forte anche da quel punto di vista lì. Cioè adesso c'è tanto da lavorare, purtroppo, per loro, da quel punto di vista. Però se diventano face, ci può stare una bella faida con i Bucks. Perché ora che i Bucks sono heel, è fischia. Se arrivano heel, non sono ancora heel, perché la titubanza c'era. Quindi vediamo cosa... Sì, ma sono heel, ormai l'ho scritto io sul Dynamite. La prossima settimana, col discorso che c'è... La prossima settimana si può avere... Come si poteva avere questa settimana? La prossima settimana non mi stupirei se Riches One e i Motor City Machine Guns, se succedesse una cosa del genere, intervenissero, perché sabato poi c'è comunque Omega e Good Brothers contro loro tre. Quindi molto probabilmente la prossima settimana, se succede una situazione simile, stavolta arrivano Riches One e i Motor City Machine Guns a difendere chi viene attaccato. Tra l'altro, Fabio, diciamolo già da ora, nel pre-Hard to Kill ci sarà una trasmissione in live dove andremo ad analizzare un po' di queste cose. E quindi chi segue la AEW, insomma, sa che tra l'altro possono esserci anche delle interferenze ad Hard to Kill nei confronti dei lottatori che sono venuti a interferire in All Elite. Chi lo sa? Va bene. Di alcune cose che dobbiamo... Di due sense che la prossima settimana vediamo gente di Impact, soprattutto Riches One, Motor City Machine Guns. Credo di non perderlo. Sì, no, certo. È abbastanza facile, abbastanza probabile. Avrebbe avuto senso se fossero intervenuti stanotte proprio per difendere in questo caso. Beh, no, stanotte da un punto di vista della narrazione era quella. Però la prossima settimana
anche perché stavo soltanto buscando quei tre lì da Omega e Good Brothers. Più che altro devi far vedere che cogli impreparato tutti. Sì. E classico momento we need to regroup, dobbiamo insomma un po' ricompattarci, diciamo. Ecco cosa succederà. Un po' di lezioni le abbiamo date, un po' di lezioni le darete domani sera, late night show in diretta sul canale Twitch, twitch.tv/il lato viola del ring, programma che insomma vedrà anche la presenza di Fava, Mr. Fava, un arbitro di wrestling italiano, quindi mi raccomando, seguite, ci saranno cose interessanti da dire e magari verranno in mente da qua là anche altre possibili combinazioni. Immagino che anche Draco stia facendo mulinare il cervello per capire come potrebbe andare avanti in All Elite questa cosa che è partita di fatto ieri per la All Elite, sui nomi con cui fare qualcosa. E quindi immagino che anche lui stia fumando nel cervello cose, e quindi bene così, ci saranno belle cose da dire. Parlerete anche della situazione Matt Hardy Private Party, che è una situazione che non abbiamo toccato qui, e invece niente, semplicemente l'ultima menzione d'onore, perché tanto non c'è molto da dire, non vedo l'ora di vedere come sarà Chuck Taylor come schiavetto. Di, esatto, sarà molto divertente, molto divertente. Quindi grazie Fabri per aver partecipato a questa puntata, ti ringrazio, ti saluto per la trasmissione, ma ti invito a rimanere ancora questi 10 minuti, un quarto d'ora massimo, in cui chiacchiereremo ancora un po' con la nostra chat che è qui in presenza live. Quindi grazie Fabrizio. Grazie mille a te, grazie a tutti e alla prossima settimana.